momento in diretta. Buonasera. Ciao Mariano, ci diamo del tu perché sei un presidente giovane e siamo coetanei. Va benissimo. Va benissimo? Certo. L'unica cosa, ti preghiamo di alzare un po' la voce perché non si sente benissimo. Va bene, si sente bene? Ci sei? Ci sono. Molto professionale con questo microfono, sei a casa? Sono a casa, sì. Guardo Sky Sport, mi aggiorno sempre su come stanno i miei giocatori. E studia meglio le sue tattiche, le tue tattiche? Già dal lunedì. Già dal lunedì, perfetto, perché già hai archiviato questa sfida con la Mandrake, quindi. Se i miei calcoli sono giusti, dovrei aver vinto, sì. E lo sai, la prossima cosa, sei l'unico che già ha fatto i suoi calcoli. L'unico? L'unico. No. Perché le altre persone che ho sentito finora, nessuno sapeva nulla. Onestamente non riesco ad aspettare. E vedi, questo un giorno, quando la partita è in bilico soprattutto, faccio da me. Il vero amante del fantacalcio è così. C'è sempre la percentuale di errori, però almeno in linea di massima penso di farli bene. Sì, 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 ma e quindi che risultato hai calcolato? 1-0. Perfetto, ci troviamo allora. E sai come abbiamo anche titolato il punto che troverai in edicola dopodomani? No, questo no. Sono curioso. Lo vuoi sapere? Scusa, no. È stato proprio secco il titolo. Chi piange va sempre a quel servizio a chi ride. Allora dovevi intervistare a Fabio Fiore. Intervisteremo anche lui. Per adesso abbiamo sentito te in settimana che ti lamentavi di avere poche alternative in attacco. Ma tu che dicevi la tua formazione, avrei notato che avevo dato prima 3-5-2. Che avevi fatto? Aspetta, c'è una chiamata che mi sta rovinando. Pronto? Vai. E non posso proprio parlarti, perché sto parlando un attimo, facendo intervista al signor Pacileo. Ok? Ciao. E vedi, questo è il bello della diretta. Colleghi che chiedevano di essere intervistati. Mamma, ci sta la fila. C'è la fila stasera, sì. E comunque, dicevamo. Dicevo che hai potuto vedere che io inizialmente avevo messo il 3-5-2, perché non c'avevo i tre attaccanti. Poi hai cambiato. E poi ho saputo che Totti era ruolabile, allora ho messo il 3-4-3. Ma diciamo che ti sta portando avanti molto Di Vaio. Come l'anno scorso, solamente che quest'anno puntavo su Totti e Mutu, che però stanno dando un apporto un po' più basso rispetto a quello che mi aspettavo. Però intanto sei salito al secondo posto, hai superato i Monsters. Totti sta comunque in doppia cifra. Qui gioca zoppo, però quando gioca più delle volte segna. E poi penso di aver fatto dimmi la verità, un centrocampo. No, dico, adesso se riesci a staccarti un po' il microfono, che sennò si sente la voce un po' appappagnata. Dici la verità, intimamente sei contento quando segna Totti alla Roma? Più 3. Non ho capito. Più 3. Ah, no. Perfetto, laconico, chiaro e preciso. No, e basta, veramente. Certo, basta queste domande, che sono? No, ma no, questa illazione. No, Michele. Mi dici, ma tu secondo me la Roma quando lavori? Assolutamente, noi vogliamo bene agli amici giallorossi. Senti, noi volevamo intervistare stasera anche Mister Ricci, però purtroppo non è stato possibile. Forse non saprà neanche questo risultato. Ci rimarrà un po' male, soprattutto perché lui c'aveva un 8-2 da vendicare dell'andata, eh? Vabbè, stavolta ci siamo contenuti. Sì, vi siete mandati, quindi vuoi lasciare un messaggio a Tonino Ricci? Come si dice in questi casi, oggi abbiamo vinto noi e domani perderete voi. Ah, perfetto, sarà contentissimo. Salve, Mister Ricci. Sì. Senti, Mariano, cioè, mo con questo c'è stato finito il secondo girone di ritorno, quindi mo comincia il girone unico, lo sprint finale. Che ti aspetti? Innanzitutto di battere la San Siro, che mi sembra che da quando ci sono io non l'abbiamo mai battuta. La bestia nera. E niente, di pissare il podio. Ah vabbè, quindi un piazzamento utile per la Champions probabile dell'anno prossimo. I primi tre, sì, esatto. Perfetto. Vabbè, quindi non ha nulla altro da dichiarare. No, posso lasciare un appello pubblico, se a qualcuno serve un centrocampista io facciamo un mercato live.
mercato live. Ma lo sai che è in chiusura il mercato? No, il 27 si chiude tutto, tutte le trattative sono chiuse. E allora siamo sul filo. Ma qualcuno ha proposto uno scambio, so che non l'hai accettato. Tu? No, io sicuramente no, forse i dirigenti della squadra per cui tifo. Ah no, forse no, la dirigenza mia non l'ha presa in considerazione. Vabbè, sarà stata poco importante. Esatto. Perfetto. Vabbè, Maria, ti ringraziamo. Grazie a voi. Ti auguriamo una buona serata. Buon lavoro, ci becchiamo presto. Ciao caro. Ciao.